Perché Giulia De Lellis non va da Barbara D'Urso? Ecco la prima ipotesi Wim Zuiden. Sul web circola una notizia sulla giovane esperta di tendenze, ecco di cosa si tratta. Il Grande Fratello VIP 2, video, si è concluso da due settimane ma gli inquilini che ne hanno fatto parte continuano a far parlare di sé. Una di queste è la 21enne romana Cancelletto Giulia De Lellis. Cosa ha fatto questa volta? A quanto pare, anche l'esperta di tendenze ha rifiutato l'invito di Cancelletto Barbara D'Urso nel salotto di Pomeriggio 5. Sembrerebbe che la fidanzata di Andrea Damante non voglia essere ospite della conduttrice partenopea per via di Cancelletto Belén Rodriguez? Ma cosa c'entra la showgirl argentina con la quarta classificata del reality Mediaset? Perché Giulia De Lellis non va da Barbara D'Urso? Ecco la prima ipotesi video sul web circola una notizia sulla giovane esperta di tendenze, ecco di cosa si tratta. Latino esperto di TV e gossip autore della News, curata da Picrivelli esperto di lavoro autore del video. Il Grande Fratello VIP 2, video, si è concluso da due settimane ma gli inquilini che ne hanno fatto parte continuano a far parlare di sé. Una di queste è la 21enne romana Cancelletto Giulia De Lellis. Cosa ha fatto questa volta? A quanto pare, anche l'esperta di tendenze ha rifiutato l'invito di Cancelletto Barbara D'Urso nel salotto di Pomeriggio 5. Sembrerebbe che la fidanzata di Andrea Damante non voglia essere ospite della conduttrice partenopea per via di Cancelletto Belén Rodriguez? Ma cosa c'entra la showgirl argentina con la quarta classificata del reality Mediaset? Pubblicità e la video Google ricorre contro la multa della Commissione Europea va con Mencera Presley messaggio pubblicitaire. L'ex corteggiatrice non va a Pomeriggio 5 per Belén Rodriguez. Un anno fa, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva rinunciato a partire per l'Honduras ed essere una naufraga della 12ª edizione dell'Isola dei Famosi, forse per collaborare con Barbarella Nazionale. Infatti, la giovane romana era stata chiamata da quest'ultima a presenziare nelle sue trasmissioni, Domenica Live e Pomeriggio 5, come opinionista fissa. Dopo quella breve parentesi, la De Lellis non si è più recata negli studi dove lavora la D'Urso, fino all'arrivo del GF VIP 2. Come tutti ben sanno, tra Belén e la presentatrice napoletana non c'è stata mai simpatia, infatti le due donne negli ultimi tempi non si sono mai rivolte la parola. Proprio per questo, a differenza di altri concorrenti del reality targato Endemol Italia, i fratelli Jeremias e Cecilia e il nuovo cognato Ignazio Moser, hanno rifiutato l'invito di Barbara. Secondo un noto sito internet, Giulia avrebbe preso questa decisione inaspettata per l'amicizia che la lega ai Rodriguez. Sarà veritiera questa ipotesi? Ricordiamo ai nostri lettori che l'Argentina, la scorsa settimana ha mandato un messaggio alla De Lellis manifestandole tutta la sua ammirazione per come si è comportata all'interno della casa di Cinecittà. Giulia cambierà idea oppure rinuncerà come hanno fatto i Rodriguez? Ovviamente, tutti i fan dell'esperta di tendenze non credono assolutamente a questa ipotesi che si è diffusa sul web, resta il fatto che la loro beniamina, a distanza di due settimane, non ha rilasciato nessuna intervista alla regina dei salotti di Canale 5. Verrà nei prossimi giorni, oppure la fidanzata di Damante seguirà i passi dei Rodriguez? Per scoprire questo e tanto altro, bisogna attendere le prossime notizie di gossip, video, su personaggi televisivi appena citati.